siamo sulle sponde del lago di Martignano, esattamente nel settore nord di un lago vulcanico. Siamo all'interno della caldera, che è un'area depressa legata alla formazione di questo cratere, che è molto simile a quello di Monterosi. Entrambi sono dei laghi appunto vulcanici. Non lo è il lago di Bracciano, che è una depressione vulcano-tettonica legata al fatto che i vari centri di emissione che oggi sono sui margini di questo apparente cerchio dove le acque si sono raccolte hanno contribuito a creare, svuotandosi nel tempo, emettendo lave e quindi facilitando la depressione di questo territorio che oggi ospita il lago di Bracciano. Il lago di Martignano invece è proprio nel cratere e ci sono qui vicino, nel settore più orientale, altri crateri che oggi però non ospitano più acque, ma sono delle piane interne. Una è appunto la Valle del Baccano. Il lago di Martignano ha circa 40.000 anni e rappresenta uno degli ultimi fenomeni che hanno chiuso il percorso eruttivo di tutto questo distretto sabatino, che è iniziato 600.000 anni fa circa. Le sponde del lago di Martignano sono delle sponde abbastanza diversificate. I materiali che si sono deposti vanno dalle sabbie ai limi. In questo caso sono affondato nei limi, ma con tutto che i limi sono poco permeabili, la vegetazione ripariale è molto rigogliosa. Il lago di Martignano è un lago molto particolare, molto integro, e anche se sulle sue sponde ci sono attività antropiche, rappresenta un unicum per la qualità delle acque e la vita che vi si svolge all'interno e al di sopra.